Reggiaia insieme al Galimberti. Questi tre gruppi sportivi si sono riuniti una mattina per divertimento, quasi per scherzo, e hanno fatto la prima randonnée. So, quest'anno abbiamo anche la canzone della randonnée, certo. Niente un po' di meno, certo, da, c'è la canzone della da un randonnée. Cantautore locale, vero? Sì. Come presidente del gruppo sportivo Galimberti mi è sembrato doveroso fare qualcosa. Dai, questo è il testo, si canta insieme, tipo karaoke. Dai, 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 l'inizio, canta anch'io. No, l'aria, no, dai, dammi l'aria. Non è cantabile. Non è, come non è cantabile? Metti il CD sottofondo all'intervista. Ok, si sente. Si sente. Non è cantabile. Orando ne a motorbike della Valdera. No. È giocata tutta sulla parola do, randonne. Ah, randonne, randonne, randonne. Ah, sono curioso di sentire. MTV della Valdera. Ah, ok. Poi praticamente nell'inciso dice che spiega nel dettaglio cos'è la randonne. Che non è una competizione, non ci sono dei premi. Classifica, anda forte e lento, ma si gusta. E si mangia, si mangia, si mangia. Chi ha la fortuna o l'occasione di sentire il CD ha la completa spiegazione di cos'è la randonnée MTB della Valdera. Grazie. Randonnée numero? 12. 12. 12, sì, ormai è la 12esima edizione. Anche quest'anno comunque ci sta andando da fare. I percorsi quest'anno sono leggermente rinnovati. Abbiamo tre percorsi che sono sia per mountain bike che per gravel. La gravel è un fenomeno attuale, di bici attuale, insomma, che va, e quindi moda, abbiamo voluto valorizzare i percorsi anche per coloro che hanno questo tipo di bici. Sono ben accolti anche tutti coloro che invece hanno la bici elettrica, che comunque ormai è diventato un elemento importante che aiuta tantissime persone a poter pedalare anche in posti dove prima non sarebbero potuti andare. In questo modo invitiamo chi ha anche la bici elettrica a poter percorrere anche il percorso più lungo, quello di 120 km, che è un percorso che è veramente bello. Impegnativo, è impegnativo. No. E con i bike sicuramente possono avere dei grandi vantaggi. Sempre sulle colline della Valdera. Sempre colline della Valdera, partenza sempre dal Galimberti, partenza storica, quindi ci sarà il corteo che viene trainato e portato fino a Ponzacco, poi da Ponzacco, Capandoli, si liberano i percorsi, quindi si passa dalla strada asfaltata alla strada sterrata, e di lì si cominceranno a incontrare i sette ristori, okay, che sono la nostra chicca, quindi ormai abbiamo la parte fondamentale, quindi anche luogo di aggregazione, di amicizia. Quest'anno anche grazie ai nostri sponsor avremo la possibilità di offrire foto panoramiche, quindi presso il Teatro del Silenzio, a Peccioli, quindi insomma ci sono delle location veramente interessanti. I punti iconici della Valdera mancano, sì. Sono tre percorsi? No? Sono tre percorsi, sono 40 km circa, 80 km e 120 km. Il 40 km è un percorso che è adatto a tutti. Quindi, da ribolta? Sì, è un percorso con un unico ristoro e con la collaborazione della Vora Bike, perché ovviamente la randonnée da sempre è sempre stata gestita sia dalla Galimberti, quindi da cui tutto è nato, ma con la collaborazione della Vora Bike e del team della Razzemozzi di Monte Calvoli. Grazie.